Bentornati. Oggi continueremo a leggere la storia di Pietro, tratta dal libro di Nicolino Carnarsa. La favola racconta la storia. Racconti semifantastici per ragazzi e adulti. Se vi ricordate, siamo rimasti che Pietro, coi suoi figli e gli altri pescatori, erano rimasti intrappolati in una burrasca per mare, una burrasca anomala. Però era passata, finalmente era passata. Vediamo cosa succede dopo. Buon ascolto. Tutte le imbarcazioni si allontanarono da quello strano tratto di mare, meno la barca di Pietro, che aveva qualche difficoltà a tirare sulle reti da pesca. I ragazzi si adoperarono in tutti i modi per istarle a bordo, ma nonostante i ripetuti sforzi, ogni tentativo risultava inutile. Eppure ci misero tutta la forza che i loro giovani e poderosi muscoli potevano produrre, tanto da rompersi la schiena. Ma niente da fare. Non riuscivano a darsene una ragione. In quel tratto di mare aperto, nessuna rete si sarebbe potuta impigliare tra rocce e scogli, oppure incagliare nelle asperità disseminate fra i fondali. Non c'erano tracce di ostacoli di nessuna natura che avrebbero potuto impedire il normale ritiro delle reti a bordo. A quel punto Pietro, spazientito più che preoccupato, decise di tagliare il laccio che teneva legato il sacco delle reti al piolo della poppa. Cacciò dalla tasca un piccolo coltello e si diresse sul lato opposto della barca. Ma a causa dell'improvviso beccheggio della barca, cadde rovinosamente all'interno dello scafo. Tentò di rialzarsi, si aggrappò faticosamente ad una fiancata dell'imbarcazione, ma nuovamente si ritrovò con le gambe a poppa, sotto l'asse del timone. Con un fragore assordante, il mare cominciò a ritirarsi, provocando uno spaventoso mulinello che roteava vorticosamente ad imbuto verso il basso. Dall'alto del piccolo legno si poteva scrutare il fondale, buio e nero come la pece. La barca e il suo equipaggio stavano per essere risucchiati in quell'inferno di acqua e di fango, quando il ruggente vortice risalì fino alla sommità della vela, formando un'alta colonna di ribollente spuma che danzava turbinosamente intorno alla piccola barca. Zampilli di bianca schiuma formavano una cascata di luminose gocce di mare che ora brillavano ed espandevano la loro magica luce al tenue e tiepido chiarore del cielo, ritornato nuovamente sereno. Il grido amico di uno stormo di bianchi gabbiani riportò i tre uomini in una realtà che sembrava avessero perso durante quelle ore di straordinaria follia della natura. Alcuni di essi si posarono sulle fiancate della barca, sbatterono chiassose le ali e si accovacciarono sui bordi con estrema naturalezza, come a voler intendere che era ritornata la tranquillità e la serenità. E il peggio era passato. Un silenzio irreale avvolse di nuovo la barca e i tre uomini, che a malapena riuscirono ad alzare la testa e ad aprire gli occhi per guardarsi intorno. Sembravano destarsi da un brutto incubo che stava togliendo loro il respiro. Il mare aveva ripreso il suo colore verde turchese e le onde sembravano nuovamente accarezzare le fiancate della piccola barca. Solo in prossimità della poppa, là dove erano saldati i cavi delle reti, la superficie dell'acqua ribolliva di bollicine bianche e rosa, come se provenissero da una fonte sorgiva marina e dessero al nuovo spettacolo della natura un non so che di magico e di rassicurante. Pietro non si fidò di quella calma apparente e ordinò ai figli di tirare su e con più forza le reti a bordo. Forza, figlioli,
Ora è il momento! Su con le braccia e con l'argano! Oh, Issa! I fratelli, spronati dai perentori e decisi ai comandi di Pietro, si diressero nuovamente a poppa nel tentativo di recuperare con rinnovati sforzi tutto il necessario rimasto in fondo al mare per poi rientrare a terra. Non ce ne fu bisogno. I cordami che tenevano strette le reti cominciarono a scivolare da soli sulle fiancate, liberando i lacci nelle guide. Si vedevano le loro fitte maglie venire su, dolcemente, come se qualcuno per incanto dal profondo del mare le stesse sollevando e guidando fino alla superficie. Una dopo l'altra, sotto gli occhi increduli e meravigliati dei pescatori, venivano su e si adagiavano sul pelo dell'acqua, formando un intreccio di canapi a forma di un gigantesco ventaglio, al cui centro, e piano piano, emergeva un sarcofago di pietra. Ora basta. Gli occhi e il cuore di quei poveretti non riuscivano più a reggere a tante, troppe emozioni. Non riuscivano a credere a tutto quello che si delineava perfettamente davanti ai loro sguardi smarriti e impauriti. Ma che diavoleria era questa? Un sarcofago di pietra che galleggiava e che, oltretutto, emanava una luce strana e arcana, dai colori vividi e brillanti, ma per niente accecanti, come se ci fosse un fluido magnetico tale da invitare i meravigliati e ingenui pescatori a prendere un immediato contatto. «Fermi! State fermi! Non lo toccate!» ordinò Pietro ai suoi figli. «Ma, padre, come faremo ad andarcene se non lo liberiamo dalle reti?» osservarono i ragazzi. Il vecchio pescatore si sporse dalla prua per osservare più da vicino il sarcofago, che intanto, con il favore delle onde, si stava accostando sempre di più ad una fiancata della barca. Pietro prese un remo e cercò inutilmente di allontanare quel misterioso oggetto. Tentava di scostarlo il più lontano possibile, ma la cassa di pietra ripiegava maggiormente verso la barca, quasi a voler invitare i pescatori a farsi stare a bordo. «Padre, non ci riusciremo mai», disse uno dei figli rivolto a Pietro. «Il movimento delle onde è favorevole ai suoi spostamenti e l'avvicineranno sempre di più alla nostra barca». «Ma non possiamo issarla a bordo», obiettò il vecchio, «è troppo pesante». «Mi getto in mare e la libero dalla rete», esclamò un ragazzo. «No, fermo, è troppo rischioso, non sappiamo cosa diavolo contenga il sarcofago». «È tutto strano quello che sta succedendo», obiettò il padre. Mentre i tre stavano discutendo di come potersi liberare di quell'ingombrante involucro di pietra, il sarcofago si accostò ancora di più all'imbarcazione, fino ad incunearsi al di sotto dell'acqua, tra il timone e la poppa, non permettendo alla barra di poter governare la direzione. Si fermò lì e non si spostò nemmeno di un centimetro. Alla fine, il vecchio dovette cedere e ordinò ai suoi figli di starlo in coperta. In fondo, se i braccia saranno ben capaci di sostenere tanto peso. Si apprestarono a eseguire l'operazione di sollevamento. Pietro si mise al largo, imbracò la cima del cordame che teneva unite le reti e iniziò a tirare su, mentre i figli avevano fatto passare altri funi sopra e sotto il sarcofago che, al fine di poterlo fissare a un gancio, e issarlo a bordo. Nonostante gli sforzi, il baule di pietra non si muoveva da quel posto. I poveretti tentarono e ritentarono tante volte,
ma niente da fare, non c'era alcun modo di stare a bordo quella cassa tanto misteriosa. Stremati dalla fatica, i tre pescatori si accasciarono sulla coperta della barca. Delusi e amareggiati, dovettero arrendersi ad una forza misteriosa che impediva loro di portare a termine una semplice manovra di pesca, con la facilità e la naturalezza che erano loro abituali. Con gli occhi rivolti al cielo e gli sguardi assenti, appoggiarono le loro membra stanche alle fiancate della barca. Non passò molto tempo, allorché udirono un sordo tonfo venire dal fondo del piccolo legno. Si alzarono di scatto e si accorsero che il sarcofago si era liberato dal timone e dalle reti e cominciava a riprendere il largo. Un indefinibile istinto indusse il vecchio pescatore a comandare i figli di prendere i remi e di fermarlo per poi dirigerlo fin sotto la ghiglia. Dopo qualche tentativo riuscirono nell'intento. Bene, ragazzi, facciamo un ultimo tentativo. Proviamo a sollevarlo solo con la forza delle nostre braccia e vediamo di cosa si tratta, concluse Pietro. Una inspiegabile e incontrollabile curiosità aveva preso il sopravvento. A tutti i costi desideravano scoprire cosa custodisse l'interno di quel sarcofago che ai loro occhi stanchi e spauriti nulla aveva di naturale. Si sporsero su una fiancata della barca quel tanto che permettesse loro di imbracare da tutti i lati il pesante sarcofago. Le poderose mani dei pescatori si saldarono sull'involucro di pietra come una morsa d'acciaio, pronte a sollevarlo e deporlo sulla coperta. Al comando di Pietro i muscoli si tesero, le vene del collo si gonfiarono nello spasmo dello sforzo, le palpebre danzarono negli occhi chiusi come per accompagnare e lenire la fatica. Ma ancora una volta Pietro e i suoi figli furono testimoni di un evento che niente aveva di naturale, di spiegabile. Il pesante sarcofago tra le braccia dei pescatori divenne così leggero da essere issato a bordo con estrema facilità, come fosse un piccolo pesce pescato a nude mani. Qualcosa di prodigioso o di miracoloso era accaduto. Ma che cosa? Il baule non era di grandi fattezze, poco squadrato, chiuso da un coperchio che lo sigillava da tutte le parti. Ad aprirlo i pescatori non ci provarono nemmeno, anche se la tentazione di vederne il contenuto l'avevano avuta. La paura era tanta. Peraltro, non riuscirono a leggere e interpretare quello che vi era scolpito sopra. Certo, Pietro e i suoi ragazzi, pur svolgendo un umile lavoro, erano abbastanza istruiti, ma non a tal punto da decifrare un'epigrafe con lettere per loro incomprensibili. Non mi piace, tutto questo proprio non mi piace, farfugliava pensieroso il vecchio pescatore, presagendo chissà quale altra diavoleria. Ora non c'era più alcun motivo che li trattenesse oltre il dovuto in quel tratto di mare, che mai avrebbero dimenticato per il resto della loro vita. Così ritirarono quel poco che era rimasto delle loro reti e ripresero la via del ritorno. Mai il rientro a casa fu così rapido. Sembrava che la barca volasse sulle onde senza lasciare alcuna scia, come se la sua chiglia fosse poggiata su un flusso di corrente marina che fluiva vorticosamente in direzione della costa. Era trascorso già parecchio tempo da quando tutte le altre barche avevano fatto rientro a terra ed erano ben sistemate sull'arenile della marina. Non era mai accaduto che l'equipaggio di Pietro, il più esperto della marineria,
impiegasse così tanto tempo a rientrare, nonostante quello straordinario imprevisto. Tutti i pescatori, sempre uniti nella buona e nella cattiva sorte, erano in ansia per i loro compagni di lavoro e cominciarono a scrutare l'orizzonte con impazienza e timore. La barca non si intravedeva e fra di essi si stava insinuando uno strano e cupo presentimento. Passò ancora altro tempo, interminabile, fino a che non si distinsero la sagoma di una piccola barca che aveva la prua e la direzione del borgo. Più si avvicinava e più si riconobbe essere quella di Pietro. Finalmente il piccolo legno toccò terra e grande fu la gioia dei pescatori nel rivedere e riabbracciare i loro amici sani e salvi. Naturalmente venne chiesta loro la ragione di tanto ritardo e il motivo per cui avevano a bordo un baule di pietra. Come mai era finito fra le loro reti? Cosa conteneva? Tante domande a cui Pietro e i suoi figli non sapevano rispondere se non spiegando loro tutto quello che era accaduto, di onde altissime che si erano trasformate in una cascata profumata, di un suono di musica celestiale che accompagnava la comparsa di quel sarcofago fra le reti, del suo inspiegabile galleggiare sulla superficie dell'acqua e della sua leggerezza nell'issarlo a bordo. Insomma, una sequenza di avvenimenti che a dir poco avevano l'apparenza di qualcosa di irreale e di magico. Fra i presenti, alcuni scuotevano la testa, come se Pietro si fosse inventato tutto, a parte quel ritrovamento che nulla aveva di fantastico. Qualche altro sorrideva, divertito, quasi a sottolineare che il vecchio pescatore volesse prendersi gioco dei presenti. Pietro avvertì questo scetticismo nei confronti di ciò che stava narrando ai suoi compagni di lavoro e, indispettito da simile atteggiamento, interruppe bruscamente il racconto. Pochi furono gli amici che credettero ciecamente alla sua storia, gli stessi che in seguito rimasero accanto alla sua barca per aiutarlo a riassettare gli attrezzi di lavoro e a scaricare sulla spiaggia il pesante baule. Gli sguardi di tutti i presenti furono completamente catturati dalla luce ammaliante che il sarcofago irradiava, uno splendore mai visto sprigionare da una cassa di pietra. Si percepiva una strana sensazione di magico, di ipnotico, che lasciava esterrefatti, senza respiro. Si stava facendo sera e bisognava prendere una decisione. Cosa farne di quell'ingombrante e misteriosa cassa? Ognuno disse la sua. Chi voleva rigettarla in mare aperto, chi abbandonarla sulla spiaggia e lasciare che qualcun altro se ne prendesse cura, e chi consigliò di rimandare qualsiasi decisione al giorno seguente. E per oggi ci fermiamo qua. Che succederà a quella cassa? Cosa conterrà quella cassa? Chi se ne prenderà cura? Lo scopriremo alla prossima. Continuate a seguire la storia di Pietro e di questa cassa inspiegabile. Vi do appuntamento alla prossima. A presto. Ciao.